Appuntamento al 7-8 settembre con la 27esima edizione della Festa della Pera Angelica di Serungarina. Ad organizzarla la Proloco con il patrocinio del comune di Colli al Metauro, a sostenere l'evento anche Confcommercio Marche Nord. La festa animerà tutto il borgo medievale per celebrare la Pera Angelica, riconosciuta dalla Regione Marche dal 2001 come prodotto agroalimentare tradizionale. Nelle due giornate di festa non mancheranno musica, arte, sport, storia ed enogastronomia. La squadra che vince non si cambia, quindi visto il grande successo di anno scorso replichiamo e abbiamo aggiunto una settimana che precede il 7 e l'8, che precede l'evento della festa, in cui tutte le associazioni con la quale c'è una sinergia crescendo nel tempo, dicevo, tutte le associazioni organizzano ciò che compete loro. Ad esempio la bocciofila ha un torneo di bocce, la società sportiva ha un torneo di calcio, abbiamo un'associazione culturale che organizza la presentazione di libri, tutto dedicato a questo fantastico frutto che è la Pera Angelica. Si partirà sabato 7 settembre con il consueto taglio del nastro che darà il via alla festa. Poi tutti i presenti potranno visitare il Museo della Ceramica all'interno delle ex scuole elementari e passeggiare lungo le vie di Serungarina attraverso il mercato della Pera Angelica. Saranno numerosi gli espositori con prodotti locali come pasta, miele e salumi. Soddisfazione per il comune di Colli al Metauro, che sostiene l'evento ed è da sempre al fianco dei produttori. È molto importante perché questo per Serungarina è un prodotto, noi la chiamiamo la nostra regina, la Pera Angelica, per cui il comune naturalmente di Colli al Metauro è vicino ai produttori da sempre, cioè dagli anni 2000, quando è nata l'associazione, il comune è parte dell'associazione insieme alla Proloco. Anche quest'anno, nonostante la siccità, la Pera Angelica è presente in abbondanza con dell'ottimo sapore. Nell'ultimo anno, racconta il presidente dell'associazione produttori Pera Angelica, si sono registrati ben 8 produttori in più. Io dico sempre che è la pera che ha le ali, quindi è la pera che mangiano gli angeli, si fa per dire, si fa scherza, ma le caratteristiche della pera di Serungarina è che come si dice, non sono uguali, cioè te compri le pere dalle altre parti, sembrano fatte col copiatore, le nostre pere, una pera uguale all'altra non la trovi, e a seconda del ramo dove nasce, a seconda del terreno che trova vicino, lei ha la sua conformità e quindi si distingue anche per quello, perché se tu guardi nel nostro cesto lì, una col gambo corto, una col gambo lungo, uno uguale non ne trovi.